Tra queste montagne, nel territorio di Orani, in provincia di Nuoro, un uomo è stato sequestrato poche ore fa. È, tra quelli denunciati, il 35esimo sequestro di persona avvenuto in Sardegna negli ultimi 2 anni. L'uomo rapito si chiama Daniele Mureddu, di 29 anni, un piccolo proprietario di fondi. Questo è il suo ovile. Per giungere fin quassù abbiamo percorso quasi 10 chilometri di tratturo sassoso in mezzo al bosco. Daniele Mureddu si trovava qui ieri sera quando fu assalito da 3 uomini mascherati. Il solo testimone dell'episodio è Mario Loddo, un collaboratore di Mureddu. Un uomo è uscito da qui, no, dal casone, e veniva lì col mitri spianato, dove eravamo noi sopra del trattore, e diceva: fermi, fermi, scendete, buttatevi per terra, diceva. E poi sono usciti altri 2 dallo spigolo della casa e dicevano: scendete per terra, fermi, buttatevi faccia a terra. E si sono messi intorno di noi del trattore con le armi spianate. E noi siamo scesi per terra e ci siamo buttati in faccia a terra, no? Ci hanno chiesto dove era la chiave della casa, se c'erano armi, e ci hanno fatto vedere. Uno è entrato a guardare se c'erano armi dentro la casa, e poi è ritornato a uscire e ci hanno legato mani dietro. Come erano vestiti? Erano vestiti di nero. Come pastori? Sì. E come parlavano, in dialetto? Parlava l'italiano. Ma un italiano corretto o un italiano... Sì, italiano corretto. Secondo lei erano pastori o cittadini? Sembravano pastori al tipo. Senta, come erano armati? 1 di mitra e 2 fucili. Era gente che conosceva le abitudini del Mureddu? Sì, l'ambiente lo conosceva, certo. Questa è una zona particolare della Barbagia, vero? Sì, questa è una zona centrale, un posto brutto per questo. Brutto perché? È un passaggio, una zona centrale per roba di delinquenza. Un passaggio di pecore rubate? Pecore rubate, vacche, per tutto, è un passaggio. E non potrebbe essere questo il motivo del rapimento di Mureddu? Cioè che lui avesse comprato del terreno in questa zona troppo pericolosa, frequentata da delinquenti? No, non credo che sia un dispetto così per la zona. Lei in che rapporti era con Mureddu? Sì, eravamo compagni, intimi compagni. Quindi lei lo conosce bene? Come fratelli lo conoscevo, perché da piccoli siamo stati sempre compagni. E che cosa ne pensa? È un bravo ragazzo? Era un bravo ragazzo, dei ragazzi bravi che c'è in paese. Secondo lei è più probabile che lo trovino le forze di polizia, se verrà trovato, o i suoi familiari? Per la polizia io non credo che lo trovi. Penso che se lo lasciano andare sia dalla famiglia. Cioè è più facile che lo trovi la famiglia? Penso di sì. Fonni è un paese di pastori, 5.000 abitanti, 1.000 metri sul livello del mare. La famiglia Mureddu abita al centro del paese. La casa all'apparenza è modesta. I Mureddu sono stati colpiti 4 anni fa da un'altra tragedia. Giuseppe, fratello di Daniele, fu fermato il 10 marzo 1964
nel corso di indagini su una grave rapina avvenuta a Guglieri, presso Oristano, e trasferito in carcere. La sera stessa fu trovato agonizzante, con un fazzoletto conficcato in gola. Avete qualche idea di chi possa essere stato? No. Per il momento no. Secondo voi, quali motivi possono aver provocato questo rapimento? Beh, penso solo per i soldi. Avete avuto qualche notizia? Ancora no. Ma state facendo delle ricerche? Sì. E come le fate queste ricerche? Sì, un po' dappertutto, cercando degli amici sui paesi, sulle campagne. Pensate che le forze di polizia vi possano aiutare? Beh, anche loro possono aiutare, certo. Avete fiducia? Sì. Ma voi non avete idea assolutamente di chi possa essere stato? Non avete nemici qui, invidie o di particolari? Niente. Assolutamente? Assolutamente nulla. Che cosa pensate di fare adesso? Di attendere. Aspettare. Di attendere la disposizione di chi comanda. Chi è che comanda? Comandano loro adesso. Non comandiamo noi. Pensate che si possa modificare questa situazione? Sarà molto difficile per noi pensare questo o accertare questo. Dunque non avete nessun indizio? No, niente. Non avete avuto nessuna segnalazione? No, ancora nulla. Dove pensa che possa essere Daniele? Può essere in campagna, come può essere in qualche paese, chi lo sa? Questo è impossibile saperlo. Avete speranza, naturalmente. Sì. Sì, è per me. Ma in questi casi è più efficace l'opera dei familiari o delle forze di polizia? Non si capisce, guarda. Non si sa di chi può essere più non efficace. Si capisce, questo sarà un colpo di fortuna, sia della polizia sia dei borghesi. Lei ritiene che questi che fanno i sequestri appartengono alla delinquenza sarda tradizionale? Queste cose... E chi lo sa? Non, è una domanda a cui non si può dare una risposta, secondo me. Io penso che sia sempre la stessa classe, no? Ma non con certezza, teniamoci. Perché lo pensa? Perché, non so, siccome adesso bestiame non rubano, si può pensare da quello, si può pensare, ma non è certo. E anche questa è una forma di furto. La pensano così, forse loro, non lo so. In sostanza, uno che viene da fuori non ha nessuna possibilità di aiutarvi. Uno che viene da fuori? Uno come medico. Può aiutare anche lei. E in che modo? In che modo? Quello lo può sapere soltanto lei. In che modo ci può aiutare? Thank you.
Che cosa pensate di questo rapimento di Murello? Niente. Lei non ha idea di chi possa essere stato? Nulla. Proprio nessuna idea? Nulla, nulla. Come nulla? Come nulla. Ma i Murello sono una famiglia ricca? No, povera. E allora cos'è? Vendetta, estorsione? No, non è vendetta. Estorsione? Sì. Ma se è una famiglia povera, che cosa possono pretendere? Lo sanno loro che cosa possono prendere. Se non ce l'hanno, non ce li danno. Lo stanno cercando adesso, vero? Adesso sì. Stanno cercando. Chi è che lo sta cercando? La polizia. Solo la polizia? Sì. E anche... I familiari? Sì. E i familiari cosa fanno? Dove si rivolgono? Dove si rivolgono? Non lo sanno. Vanno a casa? Sì, vanno a casa con tutti, tutti. Senta, ma non avete un po' di paura qui voi? E perché? Perché se incominciano a sequestrare anche chi non ha soldi? Ne rimangono ancora, è grande Fulmi. Ma se questo Murello non aveva quattrini e l'hanno sequestrato, come si spiega? Ma se l'hanno sequestrato non ce l'hanno, ce li danno quello, ma non ce l'hanno, non ce li danno lo stesso. È uno sbaglio allora? Sì. Lei cosa pensa? Io penso per sapere quello che sta dicendo lui stesso, perché la gente non sa se è per estorsione o se è per o sia per vendetta. La gente non era per vendetta perché è una famiglia per bene. Per bene, non era per vendetta. E chi può essere stato? Non lo sanno quelli. Lo sapevano, forse. Forse? Ce lo sapevano, l'avevano trovato, ma non lo sanno perché. Perché? Perché non lo sanno. Lei ha idea di chi possa essere stato? Come facciamo? Noi siamo in paese, quasi sempre. Io faccio, attività in paese, no? Non può essere stato uno del paese? Questo lo saprà soltanto lui. Lei cosa pensa delle forze di polizia? Che funzionano bene, che sono efficienti? Io penso che la polizia sia un po' organizzata, solo che dovrebbe avere la nostra collaborazione, perché non è da tutti che l'ha. È proprio per questo motivo, perché quando si vede una persona dare la collaborazione alla polizia, si pensa che quello sia, come si dice da queste parti, un ruffiano, un ricattatore. Se le rubassero le sue pecore, cosa farebbe? Io mi prendevo il fucile. Cioè, non denuncerebbe il furto? No. Perché la legge non è buona. Non c'è la legge. Ci vede poco la legge, sapete? Ci vede poco? Vede poco. E quindi preferisce fare da solo? Sì, da solo. Se lei sapesse qualche cosa, si rivolgerebbe alle forze di polizia? Qui è un mistero. Farei tutto il possibile per aiutare, perché è un nostro compare, un nostro compaesano e via dicendo. È difficile anche rispondere in queste cose. C'è molta gente, magari potrebbe parlare. Non dico proprio per questo caso che è successo a Fon, ma anche per altri casi, solo che si ha troppa paura, quindi non è molto facile parlare. Magari si parla fra paesani, fra amici, e anche la polizia qualcosa arriva a saperla, ma non può agire in quanto si ha paura delle rappresaglie, si ha paura delle rappresaglie. Ci sono stati già dei sequestri in passato qui? Sì. Sì, pari. Era tutta gente ricca? Insomma. Gente che ha bestiame, terreni, ma soldi, se chi lo sa se ce ne hanno. Ritiene che ci sia un legame tra il sequestro di persona e i reati tradizionali come il furto di bestiame? Sì, forse c'è anche un legame, in quanto prima magari si rubavano 100-200 pecore ed era molto difficile nasconderle. Oggi invece si sequestra una persona e dove ieri ci stava una pecora, oggi si possono nascondere una persona ed è molto facile. Questa è la Barbagia, la regione che gli antichi romani chiamarono Barbaria, la terra dei barbari.
100.000 ettari di bosco e di pietre. Dall'alto il paesaggio sembra il prodotto di uno sfacelo geologico. È una regione aspra e dura, con una sua bellezza struggente. Una regione dove la solitudine e il silenzio dominano sovrani. Si percorrono decine e decine di chilometri senza fare un incontro, immersi in un paesaggio dove a enormi incombenti speroni di roccia si susseguono macchie di lentisco, boschi di lecci e di querce. La Barbagia è dominata dal Sopramonte, un succedersi di montagne selvagge, coperte qua e là di macchie di bosco, dove esistono tuttora zone inesplorate e inaccessibili, dove vivono i cinghiali, i mufloni, gli avvoltoi. Qui ha trovato rifugio il banditismo tradizionale della Sardegna. Qui vivono alla macchia alcune decine di latitanti. La regione si presta perfettamente all'occultamento. Il pastore, e anche il bandito, aderisce al paesaggio. Dall'alto, gli stessi ovili sono difficilmente individuabili. E se un gregge è ben visibile, scoprire un uomo è come isolare una formica tra i sassi. Basta un cespuglio, l'ombra di una rupe per celarlo alla vista. Sopra Ollolai, a meno di un chilometro in linea d'aria dal paese, si apre uno dei luoghi più caratteristici della Barbagia. Una vallata fosca, un sovrapporsi di massi enormi, un cataclisma cosmico. Gli abitanti di Ollolai la chiamano la Valle di Dite. Qui fu tenuto nascosto 33 giorni il commerciante Luigi Morales, rapito nel suo ufficio nei pressi di Cagliari e rilasciato dopo il versamento di quasi 100 milioni. Questa è la grotta che ospitò Morales. Vi siamo giunti dopo quasi un'ora di cammino arrampicandoci tra le rocce. Ci sono ancora le frasche che servirono a Morales da giacimento. La grotta è così ben mimetizzata tra massi, alberi e arbusti che fu individuata solo dopo lunghe ricerche. Un giorno, mentre era prigioniero dei banditi, Morales udì le voci dei carabinieri che lo cercavano. Erano a una decina di metri da lui, ma non riuscirono a scorgere l'ingresso della grotta. In tutti i casi di sequestro di persona, le forze di polizia si sono trovate di fronte a ostacoli ambientali pressoché insormontabili. Proviamo a fare una ricognizione nella valle di Ollolai. Centinaia di fenditure si aprono tra i macigni. Spesso macchie di felci e di lentisco ne chiudono l'accesso. Sono nascondigli naturali che sfuggono anche alla ricerca più attenta. Per 33 giorni Morales è vissuto qui, sorvegliato da uno o due uomini mascherati. Gli abitanti di Ollolai non ne hanno saputo nulla. Chi non conosce perfettamente questa zona si trova invischiato in un dedalo di cunicoli, strapiombi, fessure di cui non si scorge il fondo. Questa natura selvaggia, apocalittica, ambigua si ripete in Barbagia per chilometri e chilometri.
si avanza di sasso in sasso, in un succedersi di macchie e di anfratti che dà il capogiro. C'è un uomo tra queste pietre? E se c'è, come trovarlo? Quale grotta scegliere tra le centinaia che costellano la valle? C'è qualche indizio che riveli la presenza di un essere umano? Quest'uomo è il dottor Ennio Papandrea, veterinario di Bortigali, trattenuto per 7 giorni in una grotta nei pressi di Olzai, insieme col medico condotto Domenico Canetto, e rilasciato dopo il versamento di 13 milioni. La grotta dove lei è stato ospitato era uguale a questa? Beh, era molto più grande di questa. Poi era pianeggiante, non c'aveva un masso come questo. Allora lei ha potuto vederla? Beh, vederla sino a un certo punto, perché ero bendato. Sempre bendato con questa benda. Secondo lei, chi erano questi che l'hanno sequestrata? Erano pastori, cittadini? Beh, secondo me erano dei banditi veramente professionisti, ecco. E indubbiamente provenivano dal campo pastorale, insomma. In origine dovevano essere pastori, ecco, ma che siano, che facciano i pastori tutto l'anno, no. Io penso che ci siano degli elementi che si siano dedicati esclusivamente a queste imprese delittuose, ecco. Da cosa deduce che erano pastori? Lo deduco perché anzitutto, beh, che siano pastori, dico che gente che proviene dal campo del pastore, insomma, dalla vita del pastore, ecco. Ma anche perché per poter stare, per poter vivere in luoghi dove hanno tenuto me e il mio collega, se non è gente che rotta le intemperie, pratica dei posti, non è possibile, ecco, che possa viverci gente con tanta e muoversi con tanta agilità, ecco, non è possibile. Se lei riconoscesse uno dei suoi rapitori, lo denuncerebbe? Beh, guardi, io penso che sia una cosa molto difficile per me riconoscere qualcuno dei miei rapitori, perché prima di riconoscere una persona bisogna averla conosciuta. E io non credo di riconoscerla. So che tra i miei rapitori c'è stata una persona, ripeto, si faceva chiamare Giuliano. Questa è stata con me molto gentile, molto cordiale, mi ha aiutato in tutto, mi ha rassicurato, insomma, mi ha alleggerito, diciamo così, quelle che erano sofferenze. Ora io non ho rancore per questa persona. Se domani dovesse essere individuata, sicuramente non mi costituirei parte civile nei suoi confronti, proprio perché sono stato trattato molto umanamente. È una cosa che quasi sarebbe un controsenso, ecco. Però in quella vicenda, ripeto, è stata cortese con me, io non me la sento di infierire, ecco. Ma io voglio fare solo un'ipotesi, così, fittizia. Se lei riconoscesse uno dei suoi rapitori, lo denuncerebbe? Ma ripeto, come si fa a riconoscere? Ma io le faccio solo un'ipotesi, così, puramente teorica. Beh, indubbiamente, se io ne avessi la certezza assoluta, potessi riconoscere, è giusto, perché quello ha infranto la legge deve essere rispettata. È vero. Cioè, lei non ha paura? Paura di che cosa? Più di quello che più di farmi la pelle, più di quello, no, e insomma. D'altronde, hanno detto chiaro e tondo, per uccidere una persona ci vuole odio, ecco. Come si fa ad aver paura e anche a non averne in queste circostanze? Sa, bisogna pensarci, ecco, diciamo così. Però, ripeto, io non posso riconoscere nessuno, perché è impossibile, perché non ho visto in faccia nessuno se non con la maschera. È impossibile poter individuare una persona. Ma come? Lei come interpreta questo fenomeno del sequestro di persona? Io lo interpreto perché a fin di lucro è un fenomeno che si è verificato sempre in Sardegna, ma in questi ultimi tempi c'è stata una recrudescenza. Ora, io penso che veramente sia anche un fenomeno collegato anche all'abigeato. E perché? Perché qui si è sempre rubato del bestiame in Sardegna. Ora, i tempi sono cambiati. Prima, non so, una vacca, due vacche, un gregge di pecore, poteva dare un utile, diciamo così, di una certa entità. Oggi è difficile anche poter andare a smerciare un branco di vacche o un gregge di pecore. Non è facile, non è.
E mentre che è molto più facile rubare un uomo. Come organizzate i sequestri? C'è una banda fissa? Sono sequestrati. Da uno, mi viene in testa uno e cerca gli altri compagni. Cinque, sei, quello che occorre. E la persona da sequestrare come viene scelta? Sono da sequestrare viene scelta quando delle volte uno traffica tutte le parti, sa che uno possiede un proprietario. E allora dice, andiamo e prendiamo questo in tal punto. Ho capito. Non c'è un'organizzazione fissa. Fate volta per volta. Eh sì. Il sequestro lo fate con lo stesso sistema del furto delle pecore? Sì, no. Prendo più fatica a fare un furto che non fare un sequestro, perché facendo un furto, prendendo un gregge, sono molti da camminare. Mentre prendendo un sequestro, prende un uomo e camminano soltanto in 3-4. È più facile nasconderlo. E riesce più facile a nascondere. E si prendono più quattrini? Eh sì. Cosa fate per non farvi trovare? Per non si far trovare si tenta di dare la massima attenzione, di non dare confidenza a nessuno durante che noi abbiamo questo sequestrato in mano. E se durante il trasferimento qualcuno vi vede? Se qualcuno vede e lo riconoscono, riconoscono che questo non parla, allora non c'è niente. Ma se sanno che uno può parlare, è capace di anche di una vendetta. Ma in genere la gente parla o no? Ce ne sono che parlano, come ce ne sono che non parlano. Ma la maggioranza? La maggioranza, alle nostre parti, è caso raro a parlare. Il sequestro di persona affonda le sue radici nel mondo pastorale. È una tecnica più progredita rispetto al furto di bestiame. Questo non significa identificare il pastore con il bandito. Significa che pastore e bandito sono l'espressione di una stessa struttura socio-economica. Da quali premesse nasce l'abigeato? Quali sono i rapporti tra pastori e banditi? Le risposte si possono avere solo andando tra i pastori, raggiungendoli nella solitudine dei loro ovili, a decine di chilometri dal paese o dalla più vicina strada asfaltata. La struttura della pastorizia in Barbagia è quella di 2000 anni fa. Sono le stesse condizioni di vita, gli stessi oggetti, gli stessi mezzi di produzione che devono competere con i prodotti della tecnica e dell'industria moderna. L'insicurezza, la precarietà, sono le costanti della vita del pastore. Basta la siccità, un'epidemia, per ridurlo alla fame. In queste condizioni di esistenza quasi ferina, l'etica del pastore è un'etica naturalistica. È l'etica della sopravvivenza.
Solo l'uomo forte e abile, indurito dalle intemperie e dalle difficoltà, può cavarsela e progredire. In questo senso il pastore barbaricino è un relitto arcaico, un popolo di cacciatori e predoni sopravvissuto nel XX secolo. Questo è un po' un luogo di passaggio, vero? Sì, dove sono io non è che sia un luogo di passaggio, ma ne passano più. Ma passaggio di che cosa? Di passaggi di gente che più o meno che non fanno i fatti suoi. Ho capito. Senta, io sono partito con l'idea di cercare Daniele Mureddu di Fonni, quello che è stato sequestrato. Voi cosa potete dirmi? Avete qualche idea di chi possa essere stato? Questo Mureddu per noi non possiamo rispondere niente, siccome è un bravo, sappiamo alla voce pubblica che è un bravo ragazzo, che era uno che non era un possidente. Comunque non si sanno le ragioni, qualche ragione ci sarà, ma non era un ragazzo di fargli del male. Anche lei pensa così? Sì, anche io penso così. Perché non è un uomo ricco di poterlo prendere nemmeno per sordi, non ha fatto del male. Boh, non lo so perché cosa l'abbiano preso. Era buon voluto da tutti. Era buon voluto da tutti, ma chi lo sa, qualcheduno ci può essere anche. Ma se fosse in questa zona, voi lo sapreste, no? No, no, in questa zona neanche vicino c'è passato. Non c'è passato, no. Facciamo un'ipotesi puramente teorica. Se passassero degli uomini con un sequestrato, voi cosa fareste? Lo controlliamo. Ma li denuncereste? Sì, sì, se c'è bisogno lo denunziamo, senz'altro. Se è qualche persona che ci urge. Lo denunziamo, si denuncia subito all'autorità. Mi dica la verità, cosa fareste? Lo denunziamo. Non è vero. Avviamo i carabinieri, andiamo all'antifisa e portiamo i carabinieri. E lei cosa farebbe? Lo stesso. Anche io lo stesso. Senta, qui avvengono ancora furti di bestiame? Sì, in quella zona che sono io ne sono venuti entro 6 mesi, 5 o 6 di furti. A me mi hanno rubato 60 pecore l'11 di maggio, la quale che queste pecore in parte ne ho ricavate. Come ha fatto a ritrovarle? E mi sono impegnato con i miei parenti, amici, e ci siamo recati da amici militari, amici che si conoscono nei lavori e che veramente hanno fatto di tutto per individuare dove era questo bestiame in possesso. Nel caso che le sequestrassero un suo parente, cosa farebbe? Io lo cercherei a mille volte di un gruppo di bestiame. Non mi fermerei mai per cercare un mio parente, un mio familiare. E lo troverebbe? Beh, io mi auguro di sì. Perché voi lo trovereste, il vostro familiare? Perché se uno che si impegna tra amici e che si trova degli amici. Abbiamo degli amici che ci galantiscono. Le persone oneste, intendiamoci. Che differenza c'è, secondo voi, tra furti di bestiame e sequestro di persona? C'è una cosa molto strana, perché il sequestro di persona è una cosa che non si può veramente lasciare passare. Il furto di bestiame, più che altro, noi molte volte lasciamo passare. Si trovano e lasciamo correre. Non è sempre che andiamo neanche alla giustizia a informarci. Non è una cosa offensiva come di prendere un uomo, perché un uomo è sempre un uomo. Quindi per voi un furto non è una cosa grave? Sì, è grave, ci sono dei danni, sì. Ma non è una cosa di non è una di cosa formare una disamistà. Non si può formare una disamistà, ma per un sequestro noi siamo capaci di ammazzare altre persone. Facciamo un'altra ipotesi. Se lei vedesse passare uno con del bestiame rubato, cosa farebbe?
Lo vado, se mi fanno avvicinare, se mi fanno avvicinare, vado e lo rincontro e tenterò di individuare da dove viene, da dove non viene, chi è, chi non è. Poi non so come che si risponde, se è rubato o no. Certo, io guardo le mie. Può essere anche una vendetta. E noi non c'entriamo con le vendette degli altri. Non volevamo fare delle ostie a nessuno. Perché le ostie non l'ha voluta nemmeno Dio. Quindi se il bestiame è stato rubato ad altri, a voi non interessa? Sì, ci interessa. Ci interessa, se è di qualche amico, se è di qualche parente. Anche se è di qualsiasi, noi lo dobbiamo controllare. Poi quello può rispondere che non è rubato il bestiame, siamo obbligati a lasciarlo passare. Sì. Cioè, se lei si accorge che il bestiame rubato è quello di un suo parente, lei interviene, no? Certo che intervengo e ce lo faccio lasciare, e se quest'uomo non rimane, lo faccio rimanere come una pecora stessa. Come? Mi arrangerei, no. Perché si ruba? Per bisogno? Per bisogno, va a rubare, per bisogno. Allora non è grave. Perché i tempi sono critici. Non è grave, è per quello che non è grave, andare a rubare, non è grave. Io per mi lasciare a vergognare di morire della fame, allora faccio quello che non posso fare. Ecco come. Ma c'è anche della gente che non ruba per bisogno, questi chi sono? No. Quelli sono farabutti. Oggi per il fatto di bestiame non è. Ma io credo che senza bisogno che non ci va nessuno a rubare. Se le rubano del bestiame, lei lo denuncia o no? Sì, perché non lo denuncio? Dal primo momento lo denuncio. Una volta che le hanno rubato il bestiame, però, è convinto che siano le forze di polizia a trovarlo, oppure no? No, io dei carabinieri non mi sono mai fidato che hanno. Non li trovano mai. No, anche loro vanno tutte le sue. Le preoccupazioni sulla volontà, certo che la giustizia aveva sempre l'intenzione di trovarli, perché, ma purtroppo fino ad oggi il bestiame l'hanno trovato chi ne aveva interesse, il padrone. Adesso che siamo in confidenza, vi rifaccio la domanda di prima. Dunque, se voi vedeste passare degli uomini con un sequestrato, li denuncereste? Noi sì, il fatto dipende anche così, che se io sono il bestiame, non parlo del mio bestiame, anche avendo. Vedo passare questa gente, volendo anche denunziare, io non abbandono il mio bestiame, il mio regge, non lo abbandono, perché quello, il mio dovere ce l'ho davanti, ma io non posso andare a prendere quelli, lascia andare, può dare il 60% di lasciarli andare. E non avreste paura della vendetta nel caso che li denunciaste? E si possono fare anche delle confidenze anche senza di nascosto, si può fare, una confidenza alla giustizia si può fare, se c'è bisogno, si può fare anche che non ne sa nessuno, ma comunque uno non può abbandonare il suo lavoro per andare a per dire adesso ci sono 8-10 km andare lì. Riesci a andare, io non c'ho mezzo, per andare a pesare i carabinieri, io non posso lasciare il mio, perché viene l'ora di murgere, secondo come quando passa. Di fare il lavoro mio, penso di fare il lavoro mio, perché io il lavoro ce l'ho davanti. Che opinione avete di questa gente che fa i sequestri? Pensate che siano in gamba, che siano abili o no? Una cosa troppo brutta. Brutta è una cosa brutta, sì, di quelli che fanno questi sequestri. Ma a ogni modo, in forma le fa, è meglio di rubare 100 milioni che non 10 pecore. Uno che si mette a rubare. Lei ha sentito parlare di Mureddu, quello di Fondi? Mi sembra, sì. L'ho sentito di quello, sì. L'ho sentito. Cosa ne pensa? Si è fatto un'idea di chi può essere stato? Di quello non so. Naturale che. Quelli che rubano pecore, rubano mucche, rubano anche le persone, se questo. Se per caso lei vedesse passare delle pecore di qua che le sembrano rubate, cosa farebbe? Se mi interessa, le dico, lascia stare perché queste pecore mi interessano, solo altrimenti. Le lascio passare perché non mi interessa. Ma quando è che le interessa? Quando è, si vede un gregge, vero, si sono le, come si chiama, di un mio fratello, di un cugino, di un amico proprio importante,
E se le capitasse per caso di vedere della gente che porta un sequestrato, cosa farebbe? Un giuliere sequestrato? Sì, un sequestrato, se per caso passassero di qua. Beh, cosa faccio? Non mi interessa, non faccio niente. È naturale. Se mi interessa, sì, allora posso parlare, ma altrimenti se non mi interessa non faccio niente. Ha sentito parlare di Daniele Mureddu, quello che è stato sequestrato? L'hanno sequestrato, sono venuti anche i parenti da me, quelli. E mi hanno detto dove l'hanno sequestrato, so il posto anche dove l'hanno sequestrato, perché ci sono stato 3 mesi pascolando. E hanno detto che è un bravo giovane. Lei non ha potuto aiutare i parenti? E che aiutare? No, poi è lontano da qui a Bonne, no, non posso aiutare niente. Non ne sa assolutamente nulla, insomma. Niente, niente, chissà di quelle cose, io non sono dedicato a fare di quelle cose. Poi, anche che si ne sappia, che uno che lo sa, che sa di quelle cose, tenta di allontanarsi, perché la tranquillità è meglio di tutte quante le altre cose. Non c'è soldi che paga la tranquillità. È così. Avvengono ancora furti di bestiame qui? Ma i furti di bestiame non si verificano più qui. No. I furti di bestiame non si verifica pochissimo, non ci si tocca. I furti di bestiame avvengono qualora ci sono degli urti tra paese e paese, ragazzate, però i furti sono completamente spariti in Sardegna, almeno nella mia zona. Comunque voi non lo considerate un fatto grave? Non è un fatto grave, no. Il furto, almeno che non le portini via tutto, no? Ma per andare via una pecora, due, non è un furto questo qui. Purtroppo, qualche volta, anch'io se mi capita qualche porcetto lo piglio. Ma prima li piglio dai miei, se ce n'ho. Ma purtroppo allora quando arrivano i gravami dei fischi, dei pagamenti, e non so che strada pigliare, cerco di rubare a uno che sarà magari più povero di me. E allora che cosa succede? Quello lì se lo fa si vendica. Al posto di uno me ne porta via due a me. Così che conviene stare a posto. E se rubano a lei che cosa fa? E cosa volete? Se lo sa, se lo so, me li faccio pagare. O altrimenti anche io se ce n'ha quello lì, cercherò di rubarli anche a quello lì. Ma per solito quelli che vanno a rubare non hanno niente da perdere. Mi dica la sua opinione. Lei crede che quelli che fanno i sequestri siano gli stessi che un tempo rubavano le pecore? No. Chi fa il sequestro? E chi lo sa Uccieri o Assassi alla vostra città? Io non ci sono mai passato, ci sarò da un più di lì. Cosa volete che noi pasturi? Se sappiamo, sì, andare a cercare una pecora da uno vive all'altro, ma attraversare puderle con le macchine, avere tante comodità, tenere dei sequestrati, io non lo ammetto affatto. C'è lo zampino sempre di qualche persona intellettuale o di qualche vicino di casa, ma i pastori no. I pastori non ci arrivano a quella... I pastori ci arrivano a certe cosette perché sono costretti dal bisogno, dalla miseria, dalla fame, perché vorrebbero rialzarsi anche loro, no? Al posto di andare con l'asinello, io sarebbe stato possibile che avrei comprato la macchina. Ma quando i banditi sono in campagna, hanno l'aiuto dei pastori, no? Ah, volete dire perché i pastori devono tenere l'overtà? Sarebbe stato bello allora, ogni volta che vede qualche piccola cosa, di andare a raccontare. E allora c'ha l'urto dei carabinieri, l'urto di quegli altri. Ma questo non succede da noi, perché non è omertà per poter nascondere il furto, no? Questa è serietà. Lei si fa i suoi, infatti, io mi faccio i miei. Quindi, se lei vedesse passare dei banditi con un sequestrato, cosa farebbe? Non farebbe nulla? Reagire? Sì, ci voglio proprio io. Prima di tutto che non si fanno vedere. Poi mi fanno abbassare il capo, perché hanno tutto a posto, hanno cuore, gambe e altra cosa pure. Cosa volete che io vada davanti? Ma neanche per sogno. Ai carabinieri li vado incontro, sì. Ma se vedo i banditi io scappo. Da me non ce ne passa, ma se per caso succedesse,
Dai carabinieri gli vado incontro, tutt'al più posso pigliare una contravvenzione se non sono in regola, perché non siamo mai in regola. Mi faranno la contravvenzione, ma se vado incontro ai banditi, Dio ne scampi. Altro che carabinieri sono quelli lì quando hanno la maschera. I paesi della Barbagia sono, come i nuraghe, arroccati sulle sommità dei monti. E come i nuraghe, hanno nelle parti più antiche l'aspetto di fortezze di pietra. Il dedalo di viuzze, stretti archi, scale, cortili, è l'immagine della vita di questi centri. È un mondo chiuso, con leggi proprie. Se nell'ovile, nella solitudine sterminata dei pascoli, prevale l'etica naturalistica e il furto non è visto come una colpa, ma come un modo per sopravvivere o per uscire da una condizione di miseria, qui vige un codice non scritto che tende a salvaguardare i valori tipici di una comunità pastorale. Alla base è la tutela della donna, della famiglia, dei beni necessari alla sussistenza. Chi viola il codice incorre nella vendetta. La vendetta è sempre un fatto privato. È questa una concezione propria di uomini abituati nella solitudine a risolvere da sé i propri problemi. Paesi come Orune, Orgosolo, sono la testimonianza drammatica del conflitto tra il codice locale e la legge dello Stato. Non c'è quasi casa dove non ci sia o non ci sia stato un familiare latitante o condannato o inviato al confino. La Barbagia subisce le conseguenze dello scontro continuo con uno Stato in cui non è riuscita mai a integrarsi. Senta, se le fanno un'offesa, lei vuole che l'uomo vendichi questa offesa? Beh, se secondo l'offesa che ci hanno fatto, io voglio che il mio marito o mio fratello sia di dare una propria offesa. Quando è che un uomo viene considerato un valente? L'uomo valente qui ad Orgosolo sia uno che quando fa una cosa che si vanta, che non si vanta, che fanno proprio delle certe cose, dicono che è un valente. Ma anche uno che ruba e riesce a scappare alla giustizia è un valente? Sì, quello che ruba e riesce sempre a scappare dalla giustizia è un valente per il nostro paese. Se le forze di polizia venissero a cercare un suo parente, lei cosa direbbe? Gli direbbe dov'è o no? Io se viene la polizia mi dico che no, che qui non c'è, non lo so neppure dove sia. E perché? Perché lo dico. Sì. Perché non lo so, devo dire così io. Devo dire così io, ha risposto la donna. Ma c'è qualcuno in paese che per la sua funzione, il suo prestigio, può sottrarsi alla legge del silenzio? Il sindaco di Orune. Se la popolazione venisse a sapere che il sindaco partecipa attivamente, anche in via segreta, a collaborare con la polizia in un'indagine di rintracciare il delinquente, eccetera, quel sindaco potrebbe correre dei pericoli, ossia viene considerato come una spia della polizia, non più come un amministratore. Loro vedono il sindaco soltanto come uno che deve risolvere i problemi sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto amministrativo, ma senza compromettersi con quelli che sono interventi a carattere poliziesco, a carattere giudiziario. Se ne deve restare al di fuori. Il parroco di Fondi. Padre, lei riceve delle confidenze? Generalmente, noi siamo molto delicati nel nostro campo, quindi come pare ci siamo molto delicati. Sappiamo anche che non dobbiamo insistere molto, perché una confidenza, se è spontanea, allora una confidenza, se non è spontanea, ecco, non è più una confidenza, è quasi un'imposizione. Se lei potesse avvicinare i banditi, lo farebbe? Sì, come sacerdote sì.
Lei pensa che esista la possibilità di mettersi in contatto con i rapitori? No, no. Questo non lo posso mai avere, manco lo immagino. Sì, perché stanno molto lontani da noi, ecco, da sacerdote come tale stanno molto lontani. Scendiamo a Nuoro. L'arresto dell'avvocato Bruno Bagedda, il difensore di Graziano Mesina, ha destato una profonda emozione. Nuoro è una città in crescita, ricca di stimoli culturali, curiosa, vivace. È una città che sente in modo acuto i problemi della regione che la circonda, ma è anche la città abitata dai grandi abigiatari di un tempo, gente che mantiene i contatti con il mondo pastorale, esercita ancora la sua influenza. In queste case ha trovato rifugio Giovanni Pirari, lo studente bandito, dopo aver ucciso due agenti di polizia. Che significato hanno gli episodi di Bagedda e di Pirari? Che l'organizzazione banditesca è diretta da elementi cittadini? È questo il nuovo corso? Voi ritenete che il banditismo abbia il suo cervello in città? Senza dubbio oggi il banditismo si presenta sotto aspetti nuovi e diversi che dal passato. Oggi si dice che il cervello, l'organizzazione del banditismo ha le sue radici in città, a differenza che nel passato. Nel passato anche non esistevano le bande permanenti, no? Dedite proprio ad atti delinquenziali. Oggi questo fenomeno si sta capovolgendo, proprio perché esistono, pare, queste bande organizzate i cui cervelli sono nella città. Ritengo non vero che le azioni dei malviventi che battono la campagna, che scorrono in armi la campagna, siano guidate da elementi che vivono nella città. Può darsi che ci sia un collegamento per quanto riguarda specialmente il collocamento della moneta, il cambio della moneta, questo sì, potrebbe darsi. Ma l'organizzazione io penso che resti nella campagna. Dai vari casi che si sono verificati, dagli elementi acquisiti, dall'esperienza insomma, che ho anche personalmente, io lo escludo nel modo più assoluto che ci siano un'organizzazione centrale, delle gerarchie o delle cose. Sono dei gruppi di delinquenti che operano ovviamente più o meno in collegamento, sì, nel senso che uno sa presto poco o intuisce quello che ha fatto l'altro, si scambiano anche delle notizie, ma sempre a livello però di piccoli gruppi. Noi riscontriamo che il banditismo si presenta, cioè comunque la delinquenza, perché il banditismo in generale è più marcata nell'ambiente pastorale che non in quello contadino. Questo perché si verifica? Perché il contadino ritorna tutte le sere a casa, cioè vive in una società, lavora in campagna ma vive in una società. Il pastore vive in campagna e non in una società. Al limite arriverà a dire l'operaio di Milano preso e portato in un monte con le sue pecore e restare mesi e mesi lontano da un ambiente sociale, pure l'operaio di Milano è voluto, diciamo, rispetto al meridionale, o diventa bandito pure lui, o diventa comunque un essere associato. Certe misure di polizia degli ultimi tempi lasceranno la Sardegna, se resteranno sardi, fra qualche anno, fra 4 o 5 anni, in condizioni peggiori delle attuali. Il confino qui c'è stato altre volte, si sono fatti andare via in continente centinaia e centinaia di pastori sardi, perché prevalentemente le vittime vengono scelte fra i pastori. Adesso si sta ripetendo questa storia, quasi tutti i giorni capita di leggere nei quotidiani sardi di pastori che vengono mandati al domicilio coatto. Dico, questa può essere una misura che non so se così nell'immediato possa dare qualche risultato positivo. In ogni caso, a lungo andare, peggiorerà il male. Quale, secondo lei, sarebbe la soluzione migliore? L'eliminazione progressiva della società pastorale? No, non credo. La soluzione ottima sarebbe quella di fare dei pastori, i pastori sardi degli allevatori moderni,
degli allevatori, dei lavoratori alla pari con gli altri, con un reddito sicuro, ma dico oggi come oggi queste condizioni non si intravedono nemmeno. Duecento uomini tra carabinieri e baschi blu, coadiuvati da elicotteri e da pattuglie di unità cinofile, compiono un vasto rastrellamento nella zona tra Fonni e Orgosolo. Reparti di carabinieri elitrasportati scendono sul monte Lenardeddu. Altri reparti di carabinieri e di baschi blu risalgono a piedi il monte. Lo scopo della battuta è trovare Daniele Mureddu. Forse una soffiata ne ha segnalato la presenza qui. Lo Stato impegna in Barbagia forze imponenti. Sono immagini che si ripetono da anni, da secoli. La storia della Barbagia è una storia di repressioni. Sia i cartaginesi che i romani tentarono invano di sottometterne la popolazione. Nel 19 d.C. l'imperatore Tiberio inviò in Sardegna 4.000 liberti per combattere il brigantaggio. Le azioni repressive continuarono con i pisani, gli aragonesi, i piemontesi. Nel 700 il marchese di Rivarolo, inviato dalla monarchia sabauda, percorse la regione impiccando, dopo giudizi sommari, centinaia di facinorosi o presunti tali. Lo Stato italiano ereditò il problema della Barbagia. La sua soluzione fu fatta rientrare nell'ambito più vasto della questione meridionale. Gli sforzi fatti finora sono stati condotti nella direzione giusta? È stata colta nella sua complessità la vera natura del problema? Il banditissimo viene dalla Missilia, da essere il popolo male addestrato, perché chi comanda, chi può fare del bene, non lo fa bene. Bisogna di aiutarlo senza andare a fare il bandito. La causa dei banditismi sono l'ingiustizia, uno di più cose principali, l'ingiustizia che fanno contro molte persone e più che altro la miseria che vorrebbe essere ognuno al pari di poter vivere degnamente. Non è mica che lo fanno per sport, lo fanno perché sono costretti a farli, certi, è la maggior parte di questi qui, una parte per la miseria, una parte per l'ingiustizia e per non essere capiti. Il rastrellamento non ha dato esito. Eravamo convinti di trovare Mureddu vivo o morto, ci dirà il giorno dopo il questore di Muoro. È passato più di un mese dal sequestro di Daniele Mureddu. Le speranze di trovarlo vivo sono svanite. Lasciamo la Barbagia. Perché è stato rapito Daniele Mureddu? Per vendetta? Perché era stato testimone, magari involontario, di un crimine? Per
per chi aveva comperato un terreno in una zona che scotta? Forse non lo sapremo mai. No.